Nella sede della Banca Aletti, dove l'ex tesoriere aveva fatto confluire i rimborsi elettorali della Lega, le fiamme gialle cercano anche le tracce dell'investimento in Tanzania, i soldi usciti e quelli frettolosamente fatti rientrare. Nel rapporto della DIA di Reggio Calabria, Belsito, intercettato, dice che sia Bossi sia Tremonti erano informati dell'operazione, che l'ex ministro dell'economia suggeriva di diversificare visto che l'euro nel giro di 2 mesi sarebbe saltato. Dalle telefonate emerge poi il ruolo di Roberto Castelli, che avrebbe incontrato l'imprenditore Bonetti in aeroporto. La sua preoccupazione è quella di recuperare i soldi dalla Tanzania e preparare una relazione per Bossi sull'accaduto. C'è poi una segretaria che sempre con Bonetti parla di immobili acquistati da Bossi, 11 intestati alla moglie, altri a componenti del cerchio magico. Al nuovo tesoriere della Lega e pubblici ministeri hanno chiesto, oltre ai bilanci degli ultimi anni, l'elenco degli immobili del partito. Il giro della Guardia di Finanza poi si è esteso ad altri 7 istituti di credito. La procura cerca i riscontri ai movimenti documentati nella cartella The Family sequestrata a Belsito, la contabilità di Casa Bossi che si andava a confondere con quella del partito. Nel fascicolo Umberto, in particolare, una serie di bonifici e assegni ancora tutti da verificare, con il fastidio di doverlo fare dopo che i documenti sono già stati resi pubblici.